Siamo stati in campo per 3 set e lo abbiamo fatto direi a testa alta, tenendo testa, scusate il gioco di parole, a un avversario importante come Soverato. Presidente, ancora a caldo, il tuo commento? Commento ti dirò, forse meritavamo di poter vincere almeno un set, il terzo secondo me meritavamo di vincere. Il primo probabilmente l'abbiamo perso in vantaggi, probabilmente senza un paio di errori arbitrali avremmo potuto vincere. Comunque loro sicuramente sono una squadra più esperta, lo si vede, noi oggettivamente abbiamo giocato bene, a tratti abbiamo giocato bene, rendiamoci conto che era la prima di campionato di una squadra in Serie A. Io sono direi soddisfatto, è la base per lavorare, è la base per lavorare tanto, ci sarà da stringere i denti perché saranno, come dice Gabriele, 20 battaglie di questo tipo durante tutto il campionato. Sì, però l'approccio e l'atteggiamento mentale è importante. È stato buono decisamente l'approccio. Mi spiace per le ragazze perché forse sì. meritavano almeno di andare via magari anche con un punto, visto come si sono mosse, sono svolte le cose. Però diciamo, andiamo avanti, sono contento. Sicuramente la Serie A non è la Serie B, questo è pacifico, ce ne stiamo rendendo conto, però a tratti secondo me abbiamo giocato molto bene, a tratti abbiamo giocato maluccio, probabilmente primo set abbiamo commesso tanti errori, soprattutto in battuta, evidentemente anche l'ambiente è molto caldo, il tifo molto caldo, un po' fastidioso, però ci sta. Non possiamo aggrapparci a niente. E speriamo che sia caloroso anche il nostro. Speriamo che sia caloroso dai, anche il nostro. Per domenica. Il nostro è un palazzetto grande, questo è un palazzetto piccolo, in cui sicuramente il frastuono e il tifo dei tifosi, dei loro tifosi, probabilmente c'è anche un po' condizionato, soprattutto al primo set. Comunque niente, questa è la Serie A. Per la Serie A ci siamo arrivati, ci siamo resi conto che bisognerà tirar fuori i cosiddetti attributi, bene, comunque sono contento. Grazie, Press.